order is when I advise a day. Because when I'm out of the hospital in Genitonic, I've never made a course of medicine this raw. Speaker's Corner. E anche oggi si apre lo Speaker's Corner, l'angolo delle più grandi voci del doppiaggio italiano. Oggi sono davvero emozionato per il fatto che qui con noi ci sono un sacco di personaggi indimenticabili. C'è Rose del film Titanic, c'è la detective Lily Rush di Cold Case dei Litti Risolti, c'è Nicole Kidman, c'è appunto Kate Winslet, c'è Penelope Cruz, c'è Uma Thurman e tantissime altre. Naturalmente stiamo parlando di Chiara Colizzi, la loro voce italiana, ma l'onore di farcela conoscere lo lascio a Daniela Altomonte. Buonasera Daniela, dato che come tutti sappiamo questo spazio è suo. Ciao, è mio, ma lo condivido volentieri con te, con chi ci ascolta e con chi invitiamo. Questa volta ti ho portato una bellissima ragazza. Ciao bellissima ragazza, benvenuta. Non rispondo perché ragazza è troppo. Ma se, guarda, sei una bellissima ragazza. Sì, tu devi tacere e dire sì. Sono una bellissima ragazza, non lo ero neanche quando ero una ragazza, una bellissima, ma, però mi ma prendo siamo... tutti e due, mi prendo sia ecco che appunto ragazza. Ma come, ma insomma uno deve prendere i complimenti, no, è vero. E poi insomma il ragazza viene dal cuore, il bellissimo ha anche tantissimi altri significati, a parte che sei una bella donna, per cui che cosa vuoi Chiara, cosa vuoi. Comunque, benvenuta. La voce è bellissima, la voce è bellissima, quindi vorrei vedere sì, no veramente avevo sbagliato tutto. No, ma non solo io. Chiara, allora, in questa bellissima giornata ventosissima dappertutto, raccontaci qualcosa, tu che sei praticamente nata in sala di doppiaggio e che sei la titolare di alcune delle più grandi, almeno secondo me, per i miei gusti, attrici che circolano da un po' nel mondo del cinema. Raccontami, allora, intanto... dove ti trovi più a mio, sì, a mio agio, dove ti trovi più a tuo agio? racconta. Allora, intanto ti stupirò, ma non sono cresciuta, non sono entrata in sala di doppiaggio se non prima dei 12-13 anni, ma neanche a lavorare. Io non avevo proprio a guardare una sala, sì, perché sono figlia di quei genitori che non volevano che iniziassi questo lavoro, non mi hanno buttata dentro subito, perché forse venendo dal teatro avevano un po', gli era rimasta ancora quell'atteggiamento che spesso i nostri cugini attori hanno nei nostri confronti, come se fossimo un po' la serie, un po' il serie B. Sì, la serie B, ma il cugino ricco e il gastone, un po' antipatici, un po' fortunati per le sorte del lavoro, però non proprio, e non, in alcuni casi non hanno torto, non è che dica, cioè non hanno sempre... Ma noi no, non parliamo di quei, di quei casi, oddio, non ci interessa. Non sono entrata in sala proprio piccola, anzi, ero già adolescente, insomma, per fortuna mi sono conquistata il diritto di entrarci sul campo, ecco, diciamo. Certamente non sono entrata da una porta di servizio avendo un padre e una madre che facevano questo lavoro, però poi questo è un lavoro che... Se funzioni, funzioni, se no, esatto, non c'è niente da fare. Se non funzioni, non funzioni. Quindi, insomma, sfatiamo questo mito che appunto che sia facile, può essere facile entrare e in molti casi è controproducente. Che sia facile entrare, perché ci sono molte più aspettative e tu me lo confermerai. Certo. E se funzioni, funzioni, perché è un lavoro talmente delicato e tra l'altro ha dei ritmi così importanti, per non dire massacranti, perché poi dopo sembriamo banali, che se non sei capace di farlo nessun parente potrà mai aiutarti. Sì, anche mai. Perché il prestigio che essere un doppiatore importante dà non è tale da essere appannaggio di gente che se lo vuole comprare. Ecco, diciamo che il fatto che sia doppiato le attrici più importanti non fa di me una nota, se non agli addetti ai lavori e a chi si appassiona. Quindi sono ancora è ancora meritocratico, forse proprio per questo, perché non gliene viene a nessuno a diventare il doppiatore più importante, né economicamente, no, né quindi sono ancora posti che
che vengono meritati, ecco. E la carriera di un'attrice della mia età, no, posso aver doppiato qualsiasi attrice importante, come anche Maria Pia Di Meo, subisce inevitabilmente una parabola di alla fine non viene regalato niente. No, assolutamente no. Infatti, appunto, ci tengo sempre a sfatare questo mito che sia un lavoro facile, basta che tu entri, ti metti davanti a un microfono e via. No, assolutamente no, assolutamente. Hai un'attrice preferita, alla quale sei più affezionata tra quelle? Guarda, ultimamente mi sto riaffezionando anche umanamente alla Kidman, dalla quale sono stata attratta ovviamente dalla prima volta che l'ho doppiata, che non era, lei era già molto più importante di me, non è che la nostra carriera è nata insieme, e lei era già la Kidman, diciamo che dopo un paio di film ha preso l'Oscar, per cui già era nominata per tutti i film che aveva fatto prima. Però non avevo smesso di sentirmi vicino a lei perché dopo il grande rispetto come attrice un po' mi si erano svelati tanti trucchi e non mi affascinava più come spettatrice. Invece adesso sto ritornando ad affezionarmi e poi veramente le devo moltissimo come crescita di carriera. All'inizio non riuscivo a capire cosa ci facesse quel cuscino. E come mai non vi muovevate? Ma poi compresi. Era accaduto. Avevo ucciso i miei bambini. Presi il fucile. Lo poggiai sulla mia fronte e premetti il grilletto. Niente. Però io ancora sono alla conquista della Weaslet e quindi sono come un amante che ancora la deve possedere e quindi fa fatica a dimenticarla, e perciò ecco, diciamo che le attrici che possiedo, un po' come un cattivo, smetto di amarle o comunque smettono di esercitare su di me un'attrazione morbosa, e quindi diciamo che Kidman, Emily Watson, Penelope Cruz non le ho possedute. Invece la Weaslet non riesco ancora a possederla, non mi sfugge, non vuole essere conquistata. Ma forse perché lei così caratterialmente, dal punto perché di vista non anche... la raggiungo mai, no. Le altre ecco. Le ho raggiunte a livello di recitazione, non secondo me non forse pecco di presunzione, però non ho tolto troppo. Invece la Weaslet non riesco mai a essere alla sua altezza, e allora c'hai da lavorare, diciamo che lei lo ama. Lei è molto maleducato. Non dovrebbe pormela una domanda simile. Beh, è una domanda semplicissima. Lo ama quest'uomo, sì o no? Oh, questa conversazione è inopportuna. Non può semplicemente rispondere alla domanda. È assurdo. Lei non conosce me e io non conosco lei, e questa conversazione non sta avendo luogo. Lei è maleducato, rozzo e presuntuoso. E ora me ne vado. Jack, signor Dawson, è stato un piacere. L'ho cercata per ringraziarla e ora che l'ho ringraziata... E anche insultato? Beh, se lo è meritato. Certo. Beh, sì, guarda qua bandiamo la modestia, puoi dire quello che vuoi, perché è giusto che tra l'altro uno riconosca anche i propri meriti. E perché si sa, almeno io so bene quanta fatica fa un'attrice doppiatrice per appunto, come dici tu, impadronirsi e possedere soprattutto una grande attrice come quelle che stiamo citando, entrare nelle loro corde, rendere le emozioni che riescono a rendere loro solo con la voce, vogliamo parlarne? È un bel impegno. Un grande lavoro a tutti i livelli, e poi non è certo il caso di entrare nei dettagli tecnici.
tecnici, ma è certo, diciamo che è un bell'impegno, dai, su. Sì, no, certo. Ecco. E poi se sei, più ne cogli le capacità e più sei in ansia, perché il rovescio della medaglia di non essere all'altezza, quindi te pare facile, insomma, che tu invece no, hai appena cominciato quando tu hai colto. Sì, brava. E ci sono delle volte che proprio ti dico, c'è una sensazione che non so se tu sei anche mai stata attrice, ma alle volte sì. Io ho cominciato da bambina e ho finito quando poi ho deciso di scrivere solo i dialoghi, avevo sui 26-27 anni. Allora sicuramente l'hai provata, quella sensazione che è un po' come quando io sono anche una sciatrice, quando arrivi in cima a una pista e nonostante io sia capace di sciare molto bene, insomma, ho sempre fatto le gare, però è come se avessi un rispetto alla pendenza iniziale che mi fa avere una sensazione così e devo prendermi un secondo prima di lanciarmi nella discesa. Ecco, alle volte ci sono delle sequenze da doppiare che per me sono al pari di una sensazione simile, come se non bella, come bellissimo questo paragone. Non ho ancora devo aspettare un secondo perché devo controllare di avere tutto a posto tecnicamente. Beh, guarda che è fantastico quello che stai dicendo, veramente è utile. Ma io mio padre è scuola esempi e quindi noi campiamo ad esempi. Se tu hai bisogno di un esempio, ma anche nella vita normale, chiamami, io te lo trovo. Va benissimo. Comunque io la mia parentesi come doppiatrice è assolutamente non se ne deve neanche parlare, diciamo che mi è servita poi per fare il mestiere di dialoghista moltissimo, soprattutto cominciando da bambina, ma non ho fatto niente di degno di nota, di merito, stavo all'eggio insomma per diversi anni della mia vita, ma ripeto, mi è servito molto, mi continua a servire perché ti entrano dei meccanismi nel sangue e mi sono rimasti per fare il mio lavoro. Che poi il lavoro che io ho sempre scoperto, ho sempre pensato fosse bellissimo, ultimamente mi sono anch'io cimentata in alcune adattamenti di cose che poi ho diretto e forse è la parte che mi piace di più di tutte, pensa. Ah sì, pensa un po'. Io e te abbiamo condiviso per anni un bellissimo telefilm. Che stai parlando di Cold Case. Allora, tu devi sapere che Cold Case per me è stata quasi come il Titanic, come allora, prima di arrivare al Titanic io avevo anni che lavoravo e quando mi si chiedeva che fai, allora diventava difficile perché cominciavo a tirar fuori dal cilindro film più o meno noti e dicevo non so, hai visto siccome avevo per esempio fatto Le Onde del Destino, però Le Onde del Destino è un film di Lars von Trier, non è così alla portata di tutti, diciamo, vero? Non era. E quindi cominciavo con un elenco infinito di film, filmetti, serie e niente, non c'era qualcuno che proprio faceva na na na. Dal Titanic in poi era facilissimo. Beh certo, giocare. Lì proprio, anzi penso che sia stata una sorta di condanna per te aver fatto questo. Sì, lo è ancora, se mi viene chiesto qualcosa mi viene chiesto sempre di rifare pezzi del Titanic. Immagino. E quindi quello. E poi però da un punto di vista della televisione è diventato Cold Case Cold Case di Rush, è meraviglioso, bellissimo bello, è stata una bella. Sì. Veramente bella produzione, bel personaggio, poi se pensi sull'onda di lei ne hanno rifatti tantissimi di personaggi, sì, a parte la pettinatura ho qualcosa da ridire sui capelli, però vabbè, deve essere di sì, anche un po' su tutti i ritocchi che di stagione in stagione lei. Sì, appunto. Un po' troppi tagliandi si è fatta, però. Troppi tagliandi, anche il rossetto, diciamo che sì, facendo i dialoghi, facevo il fermo immagine, me la guardavo, dicevo, ma come cacchio ti sei fatti i capelli oggi, raga? Sì, comunque, sì, no, bella, mi è piaciuto molto il fatto che fossero puntate singole a senso compiuto. Certo. Poi tu sai la piccola particolarità, la curiosità che da quel titolo, da quella serie, poi hanno aperto un settore Settore in polizia che adesso si chiama Cold Case, lo usano, va sì, bene, ma i drammi delle cose che vengono rubate al doppiaggio, va bene.
E per cui ecco, qualcosa invece di un po' particolare, qualcosa che ci possa incuriosire, raccontami qualcosina o che ti è accaduta in sala, oppure qualcosa legato a magari mentre racconti che lavoro fai, qualche aneddoto. Beh, guarda, se vuoi ti racconto proprio una cosa che mi è molto divertita, proprio legata a Cold Case. È una cosa abbastanza intima, nel senso che è più buffa che un aneddoto che può divertire, che lo titolerei deformazione professionale. Allora, diamo un po' di indicazioni, anche perché tu sei la persona perfetta che può capire. Eccolo quando là. Noi lavoriamo al Leggio, sì, abbiamo i dialoghi appunto fatti da chi questo mestiere lo fa, come Daniela, che prepara il dialogo e adatta la traduzione, supponiamo appunto di un testo inglese, con la traduzione lavora sull'adattamento italiano, che deve corrispondere nel ritmo, nel sync, cioè nel labiale, eccetera eccetera. Quando poi si lavora in sala, nonostante sia l'adattatore abbia fatto un eccellente lavoro, in sala l'attore potrebbe non essere perfettamente a sync perché sbaglia il ritmo, e l'assistente, che è un'altra figura professionale che lavora a stretto collegamento con noi in sala mentre si lavora, mentre Daniela lavora prima a casa, l'assistente ti dice: beh, qui eri corto, eri lungo, ed fa parte del nostro gergo, e per indicare che devi andare un po' più veloce, devi andare un po' più lento, e si dice: questa stringila, qui stringi, qui allunga, e questa è la premessa. Già guarda, già rido. Avevo iniziato a frequentare un centro estetico dove c'era una giovane ragazza che mi faceva dei massaggi. E ovviamente: ah, ma tu fai questo lavoro, che cosa fai, che cosa non fai? E le spiego, e lì dissi che facevo col case, per cui appunto lei: ah, allora lo vedo sempre, la prossima volta che lo vedo penso a te. Ci rivediamo. Altra piccola premessa: questo massaggio si faceva con un manipolo particolare che passa sul corpo, e nel momento in cui passa in alcune zone tu devi contrarre il muscolo, stringere il muscolo perché funzioni meglio. Allora lei fa: ma io non riesco a riconoscerti, mi dici una frase? E io, di spalle, rilassata, mentre mi faccio il massaggio, dico: Detective Rush Valence, che è la presentazione, sì, che mi lascio ogni volta. Sì. E lei fa: stringi, perché mi alludeva al manipolo e alle mie cose. No, ti prego. E io: Detective Rush. Fantastica deformazione professionale, fantastica, fantastica. Mi sono chiesta: ma che sono scema? Ormai praticamente in automatico, in automatico i comandi: stringi, Detective Rush Valence. Fantastica, bellissimo. Un'altra cosa sull'onda di questa mi è successa in palestra, che appunto una mi chiese, mentre mi spogliavo qualche anno fa, avevo una bella fascia addominale, le disse: ma quante serie fai? E io cominciai a pensare: beh, io faccio col Chris Hartley. Ancora? Penso proprio ancora, perché le nostre senza serie... vergogna. Questo è portarsi il lavoro anche a casa. Ecco, non scrollarsi mai dal ruolo. Vabbè. E da grande cosa vuoi fare, Chiara? Ma forse i dialoghi, se cambia anche a livello di la responsabilità viene pagata quanto è giusto, dialoghi e direzione non è male. Cioè, ecco, mi piace fare l'attrice, però appunto ti dicevo, la parabola è sempre più discendente, tranne le mie attrici, che non sono poche, però potrebbero pure decidere anche loro di mettersi in pausa, e io ho finito a quel punto. E allora devo... Ma e poi difficile. Non mi dispiace dirigere, perché è una parte molto interessante lavorare con chi sta iniziando, dare tanti trucchi che io nel tempo sono riuscita a collezionare, e solo in quel momento riesci, perché le varie scuole, lavori con persone che non hanno delle capacità tali da
a prendere le sfumature di questo lavoro. Invece con gli attori è bellissimo, perché sì, ci si arricchisce tanto, insomma. Ma poi lavori come il nostro, i nostri, a un certo punto ti viene naturale il desiderio di, virgolette, insegnare, per cui dare quello che tu hai imparato sulla tua pellaccia nel sì, tempo, e regalarlo, donarlo a sì, chi sta cominciando. E trovo che sia, tra l'altro, oltre che una cosa naturale, una cosa che arricchisce moltissimo, perché sì, sì, io che mi occupo di formazione da molti anni mi rendo conto che mi arricchisce tantissimo, mm-hmm, imparo molto, mentre io insegno imparo tantissimo, sì, sì, certo, è una, certo, veramente un do-des fantastico. Mm-hmm. Allora, che cosa mi racconti adesso in questo momento, il famoso momento particolare, lo stai, il ripartenza, questo bellissimo vocabolo che ormai si usa dappertutto, come sei ripartita? Stai partendo bene? Ti senti sicura, tranquilla, sì, preoccupata? No, sono assolutamente sicura, anche perché i nostri ambienti si stanno dimostrando più... veramente più asettici, e era una diciamo una pulizia generale che era necessaria anche alle nostre sale, e ora mi sento assolutamente sicura. Certamente mi fa un po' sorridere quando, armati di mascherine, guanti, calzari, arriviamo al leggio e diciamo cose che hanno alle volte poca importanza sociale, allora uno un po' pensa, ma che stride. Poi da una parte penso che siamo dei grandi privilegiati, anche invidiati da alcune categorie, perché anche dalla categoria stessa dello spettacolo siamo gli certo, unici che realmente lavorano, e al tempo stesso penso che questo significa anche fotografare un momento storico che deve tornare utile non solo a noi del settore, ma anche proprio allo spettacolo in genere, capire che cos'è che non si ferma o cosa non si vuole fermare. È inutile battere su una strada quando poi si capisce che nessuno la vuole percorrere. Asfaltiamo quelle che si percorrono e cerchiamo di farci, se vogliamo, apripista, rompighiaccio, ma insomma, se il doppiaggio è la punta di un diamante, sotto c'è la parte importante, però usiamolo, non trattiamolo come... Sì, sono perfettamente, assolutamente, no? D'accordo con te, sì. E quindi... L'unica speranza, Chiara, è che ricomincino a lavorare i set, altrimenti qui da doppiare arriverà ben poco. Ma guarda, io posso dirti una cosa, se ci sono canali di programmi che non vengono mai doppiati, sono pieni di serie bellissime, se noi facessimo un'indagine e chiedessimo a spettatori di varie fasce d'età che cosa vorrebbero vedere doppiato, intanto temo che la risposta sarebbe poco, perché questi che si guardano le cose in originale forse sono tra quei puristi che poi il doppiaggio lo schifano un po', ma è pieno di serie, e personalmente posso dirti che per un motivo, con un ragazzo che vive a Venezia, devo seguirlo in una sorta di esercitazione in remoto di una lezione di doppiaggio, faremo, e lui mi ha portato un materiale che non è mai stato doppiato, interessantissimo, genere Monty Python inglese. Ah, ecco, mai stato acquistato. aiuto, fatemi scappare da una cosa del genere. In che figurati, senso? Adattare una roba tipo Monty Python, per carità. Beh, sì, è una cosa, non è così strano, però insomma, per dirti, c'è talmente tanta roba che però non va ai festival, non va nei mercati dove normalmente si acquistano cose, e quindi ci sarebbero cose da doppiare. Cioè, diciamo che c'è un pochino dove attingere qualcosina. Ma sì, quello ci sarebbe, è che però è chiaro che siamo tutti legati alle seconde, le terze, le quarte stagioni di serie già in piedi, è chiaro che quelle forse subiranno dei rallentamenti importanti, però non so se poi riuscissimo anche a io non dico che si devono rallentare i tempi di lavorazione in sala in assoluto, perché il lavoro artistico è fatto anche di questo, di giornate in cui vai benissimo e vuoi fare, e giornate in cui magari è meglio che te ne stai a casa, ecco. Però se diventasse umano da questo punto di vista il nostro lavoro, non sarebbe sbagliato. Assolutamente. Invece, no. Noi siamo regolati solo da una produzione, da il tot che dobbiamo produrre, sia che uno possa fare di più, sia che possa fare di meno, diventa una spada di Damocle, secondo me, assurda in un lavoro artistico. Però
cioè ci può essere veramente l'artigiano che ha le mani che quel giorno gli funzionano e vuole fare 100 ceste di vimini e il giorno che ne vuole fare 3 perché non ce la fa. E invece no, funziona lui... così, funziona così, so. Lo stesso lavoro, figurati, poi se vai a fare il... lo stesso, appunto, lo stesso discorso che hai fatto, lo applichi, certo, al lavoro, al mestiere del dialoghista che è visto come una sorta di macchinetta sì, traduttrice, sì, cosa assolutamente non vera, perché ho avuto dei casi in cui mi sono arenata su magari una battuta di spirito, un gioco di parole o qualcosa di complesso da spiegare. Che non ci andavo, io devo avere carta e penna, adesso mi basta il telefonino sempre vicino al mi capita che mi sveglio, mi è capitato l'altro giorno, non riuscivo a trovare una battuta, non riuscivo assolutamente a trovare un aggancio, mi sono svegliata di soprassalto alle 4 del mattino e mi sono venute 4 soluzioni che mi sono appuntata immediatamente come una pazza. Sì, anche a me perché... è una cosa del genere, però poi ho scoperto che ho usato parole tutte inventate. No, per fortuna. Non era vero, ero convinta di aver trovato la soluzione e invece non e invece no, però è così, mannaggia. È vero, non lo sanno le persone quanto diventa poi un'angoscia, appunto, quando poi... Guarda, sì, sono cose, io per esempio ho avuto non grande esperienza, però una piccola esperienza come sceneggiatrice per la televisione, e io mi ricordo che scrivevo tantissimo la mattina appena sveglia, in testa, le soluzioni, mi venivano le scene, e poi dovevo correre al PC a scrivere, perché sennò ti, ovviamente i dialoghi che fai... tra l'altro un bellissimo lavoro fare lo sceneggiatore, peccato che è durato poco perché non ho gli agganci giusti, però veramente è bello inventare senza poi cioè fare un qualcosa di simile poi al lavoro che faccio per il doppiaggio, però senza avere una base già creata in un'altra lingua, senza i vincoli del sync. È stata un'esperienza molto molto bella, però capita appunto che ti vengano delle soluzioni quando non sei al PC, per carità, portarsi sempre devi un PC sempre, a lo sai, anche io mi sono mandata dei messaggi con la serie che ho diretto di recente e che ho anche adattato, mi è piaciuta molto, spero che esca perché non ho capito dove, spero che esca su Amazon, anzi te lo dirò perché mi sì, perché la volentieri. Sì, poi una ormai si deve dire feedback, vabbè, ma mi certo. Dici quello, una tua suggestione. E, sì. Ma a un certo punto, siccome ha delle lunghe spiegazioni fuori campo, non fuori campo, ma insomma narrate, mi piaceva che questa serie avesse anche la possibilità di essere letta come uno o raccontata come un libro, non ci fosse, ci fosse proprio un gusto diverso. Allora mi appuntavo parole che volevo usare, parole che non si usano spesso. Bellissimo. E anche io mi mandavo messaggi con allora ricordati di dire di usare questa parola, e appena potevo bam, perché poi diventa una specie di sceneggiatura, non c'è niente da fare. Anche sì, assolutamente, se il canovaccio ce sì, l'hai sì. Però è quello. E certo, è molto più complicato, ripeto, io lavoravo come dialoghista già da un bel po', e mi è capitata questa occasione di adattare, vedi, in automatico, di scrivere la sceneggiatura, e tra l'altro, figurati, lo dico, ahimè, Dottoressa Jo 2, sì. Però è stato per me un impegno grossissimo, perché non è che io avevo mai lavorato da nessuna parte come sceneggiatore, mi è venuta assolutamente naturale, mi sono stupita di me stessa, è stato un lavoro impegnativo da morire, perché un'ora e mezzo durava, sì, è veramente. Poi è stato invece bellissimo i 2 anni in cui ho scritto sceneggiature per Un posto al sole, lì è stato veramente carino, molto, perché mi sono dovuta napoletanizzare, una cosa veramente particolare, devi assumere una mentalità veramente particolare per scrivere di cose che capitano a Napoli. Però pure lì avevi dei vincoli importanti, cioè non è che sono personaggi nati dalla tua fantasia. No, assolutamente, però avevo il trattamento e la scaletta, basta, insomma, non c'era nessun altro suggerimento. Beh, interessante, sì, sì.
No, perché io l'unica esperienza di scrittura che ho, cioè l'unica, insomma, più di una, perché mi sono messa a scrivere più cose, però la libertà di veder nascere i personaggi è una cosa... Ma quella deve essere ancora più bello. Sì, ma infatti secondo me è il fatto di non essere professionisti che te la fa vivere come se io avessi fatto un sogno bellissimo, poi probabilmente... Ma io cose le ho scritte, ma stanno lì, il famoso cassetto che abbiamo tutti, pieno, c'è un sacco pieno, di cose, film quasi fatti, serie quasi fatte, stanno là, però stanno insomma... Lì. Ho partorito qualcosa oltre al figlio, ho partorito anche dei personaggi. Anche io, ce li ho lì, chissà. Ecco, chissà un giorno. Ecco, vedi cosa potremmo fare da grandi? Aprire il cassetto. Sì. Dai, apriamo i cassetti. L'opera prima, che non è l'opera prima, è l'opera prima di andare in ospizio. Diventa l'opera prima di andare. L'opera prima di andare all'ospizio è bellissimo. Ecco, abbiamo già, vedi, sistemato il nostro futuro, Chiara. Va bene. Sì. Senti, io faccio sempre una cosa cattivissima, perché arriva sempre il momento marzulliano e chiedo sempre. Tre domande, te le fai e ti rispondi a queste tre domande, quello che ti pare, dove ti pare e come ti pare, non necessariamente legato al lavoro, divertiti, dai che lo fa, ma no, stupiscimi, divertiti. Sconvolgi. Vabbè, no, non ti stupisco manco per niente, allora, la prima domanda che mi faccio è... Non mi so fare domande. O sono troppo importanti o sono troppo stupide e non ho la via di mezzo. Quelle stupide, Chiara. Allora, vado sulla via di mezzo, pensa alle stupide. Che cosa faccio per cena? Questa è la via di mezzo. Sì. Visto che sono a casa tutto il giorno, questa è la prima domanda. Rispondo qualcosa al forno. Vai. Poi dai. La seconda domanda è: quando la finirò di sentirmi, di dovermi occupare di questo lavoro anche nella parte organizzativa, sindacale, chiamiamola così, anche se non è sindacale, ma insomma nelle varie riunioni, perché mi sento di averlo ereditato e quindi di non aver conquistato il campo, quando la smetterò, perché secondo me insomma potrei anche smetterla. E questa risposta forse è appena riapriamo le frontiere e riusciamo tutti, un po' mi defilo dal punto di vista organizzativo, insomma mi tolgo da un po' di associazioni varie. Ecco. E la terza domanda è: ma tu che hai sempre pensato di fare questo lavoro perché ci sei capitata, invece sei proprio convinta che sia così? E mi rispondo: no, non è così, alla fine l'ho scelto e l'ho amato e mi appassiona trattare anche parlarne. Ecco. Vedi? Ok, grazie Chiara, come al solito io adoro il fatto di mettere a tacere in un angolino Alex che lì ascolta con la faccina e gli occhioni sbarrati. Alex, ci sei? Certo, naturalmente sono qui, non vi perdo. Ascolti sempre come un bravo bambino che sta lì al primo banco e sente la lezione, anche questa volta la lezione è stata interessante. Naturalmente, come sempre, e questo allievo, ormai cinquantenne, comunque allievo, cerca di apprendere qualcosa, insomma. Perfetto. Bene. Davvero un enorme piacere avere con noi Chiara Colizzi, una grandissima doppiatrice. Grazie a Daniela Altomonte. Come sempre, lo Speaker's Corner ritorna mercoledì prossimo alle 17:20 in Piazza Grande. Speaker's Corner.